Allora, ragazzi, sono tutti bentornati in questo nuovo video su Overcooked 2. Siamo tornati in cucina. Questa volta penso a una cucina un po' particolare perché si va sulle nuvole. Oh, finalmente! Italia! Facciamo un uvogolo a pasta! Non ho visto come si fa la pasta. Aiuto? Allora, aspetta un attimo. Come facciamo a fare la pasta? Mettiamo la pasta e pomodoro. Aspetta, 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 perché io non mi ricordo un cacchio. Come si gioca questo gioco? No! No, mi va fuoco la pasta! Mi va fuoco la pasta! Metti giù! Come cacchio si fa la pasta, raga? Cosa devo fare? Devo cuocere il pomodoro? Perché cacchio devo cuocere il pomodoro? Ma lì sta andando a fuoco qualcosa, comunque, non vorrei dire niente. Ma che cacchio state dicendo? Oh, il pomodoro! Porta la pasta! Brutti infami! Com'è freddo? Ma che cacchio stai dicendo? Ma chi sei, oh? È risaputo dai migliori chef che la pasta va servita fredda. Allora, metti la pasta, metti la pasta, metti tutto. Ci sono i piatti da lavare, cacchio! No, devi muoverti tantissimo. Devi muoverti tantissimo. Mi sta andando a fuoco tutto. Mi sta andando a fuoco tutto. Aiuto, aiuto. Ma solo pasta così devo fare? Va bene? Allora, metti il pomodoro. Metti il pomodoro. Vola, piccolo. Vola. Tra l'altro, avevo letto una specie di obiettivo da fare che c'è da dare fuoco proprio alla cucina. Letteralmente, di infiammare tutto. Sì, però io dico una cosa: non si può lavorare con due piatti in una cucina. Nel senso, io capisco tutto. A parte la pasta buttata lì. Cos'è? Ma è su un piatto almeno quella roba? Posso sapere cosa sta succedendo in questo livello? Allora, c'ho la pasta. Boh, ma che cacchio ne so, pigliati sto piatto di pasta, sta zitto. Ce l'ha già il piatto questa pasta? Ma allora che cosa rompete? Ma a parte il fatto, ma è in carrozzina il tizio? Ah, l'ho visto adesso. Ah, ma la pasta era cruda, ecco perché non andava avanti. Ma porca vacca. Pigliati questo, non credo che riusciremo a fare altro. In 13 secondi la pasta non penso si cuocia. O almeno, se si riesce a cuocere una pasta in 13 secondi, ditemi qual è. Da vero italiano, la pasta si fa bene. Pensavo peggio in realtà. Magari non è già tanto che non è andato a fuoco qualcosa. 1-6, no, aspetta un attimo, 1-6, fermi. La scorsa volta, noi, se non sbaglio, avevamo sbloccato un livello che era il livello del cane. Che dovrebbe essere questo? Oh, 520! 520 al vapore. Taglia la carne o le verdure e aggiungi la farina, poi cuoci a vapore. Cosa? Non penso di aver capito che cosa devo fare, però. Allora, c'ho la carne e la farina di là, quindi la carne devo tagliarla sempre. Tagliamo anche il pesce, anzi, mi sa che mi richiede il pesce. Ma raga, ma perché c'ho della carne? Boh. Aspetta un attimo, raga, dobbiamo capire un attimo che cosa sta succedendo qua. Allora, io il pesce adesso posso consegnarlo e state zitti un attimo. Cos'è che devo fare con questo? Devo aggiungere la farina? No, mi stanno andando. Fermi! Fermi! No, 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 il macinato! È il macinato che va in fiamme! Fate silenzio un attimo. Fermi. Non mi mettete pressione. Non mi mettete tacchi di pressione perché mi arrabbio, eh. Io qua cosa c'ho? No, questo. Che cacchio è sto robo? Ah, no, aspetta! Carne e farina, devono buttarli tutti qua? No. Ma che cacchio ci devo fare con questa roba io? No, raga, mi sa che ho perso malamente. Non capisco. Cioè, devo montare la farina? Posso sapere che cosa devo fare? No, vabbè, non ha senso. Serve un piatto. Ma dagli la ciotola, ma che cacchio te ne frega? Raga, ma non funziona. No, ma non funziona niente. Certo, devo pure buttarla lì dentro dopo. Ci sono le ciotole fatte apposta. No, non è vero. Raga, io mi rifiuto di credere a quello che sto facendo. C'è tutto questo per fare dei ravioli? No, che mi scadono i ravioli! Corri, corri, corri! Mi va a fuoco! Non vi preoccupate, raga. Non vi preoccupate, si vince in una maniera proprio semplicissima anche questo livello. Allora, te mettiti a lavare i piatti. Tutto con calma, non vi preoccupate. Stiamo proprio facendo schifo, tranquilli. Guarda te, se mi tocca mettere anche quella roba. Cioè, devo aggiungere 200 ingredienti. No, ma buttaci anche quello. Ah, ma posso metterlo insieme. Ma ditemelo prima. Va bene, niente. Penso di aver fatto un attimo schifo. Sì. Vabbè, ma stai zitto, Kevin, dai. Quello che mi insulta anche il cane. Per favore, ma cucinati da solo la prossima volta. La prossima volta impari, Kevin. E stai zitto. Io ho il mio livello qua da fare. Let's go. Si ritorna sulle nuvole? Si ritorna sulle nuvole. 340, vedi? Questo è già. Con più calma e ci rilassiamo un pochettino. Ma quelli lì, ma possono mangiare mentre volano, quei disgraziati? Oh, guarda qua che bello. Una situazione molto tranquilla. Sta andando a fuoco. Raga, ma che sta succedendo? Mi stanno sparando le fiammate. Oh, raga, ma quel robo sputa le fiamme. Ma che cacchio fa? Ma perché sta cosa? Oh, ma da dove esce? Che non ci siano anche i topi qua o i gabbiani che mi portano via la roba perché gli sparo, Non mi interessa. Aiuto! Ma dove cacchio si è finito a cucinare? No, vabbè, ok, mi si sta spostando tutta la roba. Raga, Houston, we've got a problem.
Cosa cacchio sta succedendo? Mi sta andando in fiamme tutto! Raga! Ma io devo farmi altri 2 minuti in questa situazione? Ma stai scherzando? Oh! Oh! Ah, siamo in cucina! Buongiorno! Questo in realtà è ciò che succede quando ordini dal giapponese. Cacchio, adesso devo fare anche l'altra roba. Dov'è il riso? Dove cacchio... Dove buttarlo sto riso? Dov'è? Le pentole? Tutto? No, la situazione sta degenerando un pochettino, raga. Sta degenerando. Credo che stia andando in fiamme qualcosa. Credo stia andando in fiamme qualcosa. Eccolo, il riso. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Riso. Alganori? Per favore, un piatto di sushi possiamo consegnarlo. Grazie mille. Che non è neanche sushi, poi. Basta, uno solo ne facciamo, raga. Basta, poi ingrassa. Non capisco perché avrei dovuto fare... Cioè, 340 li ho fatti mentre eravamo sulla mongolfiera. Un conto è se mi mettevi, boh, già un po' di più, che dovevo fare anche la roba per terra. Da terra non devo fare niente. Mio re, sono tornato a casa allenato e sono cresciuto. Che avventura quella che si è appena conclusa. Ed era solo l'inizio. Allora non si è conclusa. Avete molto da imparare sulla collaborazione. Non so per quanto riusciremo a tenere a bada, a tenere a freno il pane malfermo. Addentrati nelle terre selvagge. Ma no, le terre selvagge erano di un altro gioco. Ah no, non è questa la No, ok, che un attimo ho visto una porta. Allora ho pensato stupidamente che si uscisse dalla porta. Ah, mondo 2. Bene, vedo già delle zattere. Perfetto. Premi quadrato per lanciare? Come, scusa? Puoi lanciare solo gli ingredienti crudi. No, non ho capito, in che senso? Tiè, pia di sta coscia di pollo! No ragazzi, ovviamente non fatemi delle domande perché non ha senso come situazione. Posso lanciare me stesso? Guarda come tira la roba proprio! Tiè! Aspetta, 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 aspetta! Tiè! Beccate! Sta situazione è ridicola comunque, ci sono dei pappagalli anche. Allora, un pollo, tieni un pollo. Va bene, non era il primo, fa lo stesso. Pigliate queste patatine. Te la sopra. Ciapa ste patate. Ah no, questa è cruda, scusa. Ripigliatela. Oh! Attenzione, in mano! L'ha tirata in acqua! Che ma basta lanciare le patate in acqua, ma scusa, Sto cercando di capire un attimo cosa sta succedendo in questo livello. Perché sto tirando roba a destra manca. Allora, aspetta, qua ho delle patate. Ah, per fortuna si lavano da soli i piatti. No, niente, quello era cotto comunque, non vi preoccupate, non serviva. Ma che figata, puoi passargli la roba in mano direttamente. Cioè, se sei coordinato con il tuo compagno, puoi lanciargli la roba in mano. Oh, sta già finendo il tempo. What the fuck? Vabbè, niente, ma lancia le patate in acqua quello. Ma dai, ma sei un disgraziato. 260, quant'è che devo fare? Sì, ma mi hanno tirato 320, mi hanno tirato tutti gli ingredienti in acqua. Prendevano le patate e le tiravano nel fiume. Ascolta un attimo, guarda, non è per cattiveria, per carità, però magari in carrozzina sulla zattera. Dimmi tutto, che vedo già un sacco di ingredienti. Perfetto, proprio quello che voglio fare. Ci sono i gamberi. Allora, per fortuna lì la cosa... No, aspetta, questa è pasta. Ah, è pasta questa. Quindi aspetta un attimo, la pasta va cotta e il gambero va padellato. E la pasta bruciata, no, la pasta cotta anche lì. Il salmone. Dove va il salmone? In padella anche il salmone? Aspetta che sta andando in fiamme la pasta. Aspetta. La carbonara. Porta la carbonara. Dai, fatemi passare. Ma fuck off. Lanciami sto cacchio di gambero. Allora, abbiamo detto una marinara. Aspetta. Sì, ma raga, ma ci sono troppi ordini qua da fare. Pigliati sto gambero, che cacchio ne so, facci qualcosa, vedi tu. Ma va cotto tutto, ma io boh, ma, cioè, ma dove siamo, ma davvero? Pasta, gamberi, pasta, gamberi, manca, che cacchio mi manca, il pesce? Sì, però questo sta fermo, vieni con me, ma fai qualcosa. Allora, taglia la carne, la pasta in teoria è pronta, ne abbiamo 18 pezzi, ma vabbè, fa lo stesso. Inizia a tagliare il pesce, inizia a mettere la carne, e tu taglia, ma tientelo lì, ma che ne so. Aspetta, che cosa abbiamo? Questa pasta è cruda? No, è cotta. Questa pasta è cruda? Sì, questa è cruda. Aspetta che mi va in fiamme la carne. Allora, pasta e carne, qua, la carbonara, tu. Cos'è che va in fiamme il pesce? Ma che palle! No, allora, buoni un attimo. Buono un attimo, i gamberi sono pronti, non rompete. Italia! E si fanno 3 stelle. Ciao? Kevin, Kevin 2, questo è il livello di Kevin. Faccio un tripudio di roba, praticamente. Ma a parte che... ok, aspetta, mi sono già perso un attimo. Allora, il pesce... Devo tagliarlo. Com'è che funzionava che non mi ricordo già più niente? Ragazzi, siamo in mezzo alla strada, comunque io non vorrei dire niente. Cioè, per carità, per grazia divina. Siamo in mezzo alla cacchia di strada. Ma io boh. Ci sono i lavoratori... Ma che cacchio fate? Raga, mi hanno scombussato il cervello. Aiuto, non trovo più i miei oggetti. Questo va lì? No, la fa. Mi sa che le carote non andavano messe nel...
Dove sono i coltelli? Oh shit! No, non ci voglio credere, va cotto. Sì, però non è giusto che ci sono quelli lì che mi spostano tutta la roba. Io non mi trovo, non so più dove abito. Dov'è il lavandino? Boh. Io non posso neanche dire la cucina è fatta male, perché non è neanche una cucina. Allora, te volevi questo. Poi? Cos'è sta roba? Ah, è una carne? Dove va la carne? Nel tamponatore? No, però prima va buttata qua dentro. Poi ci aggiungo la farina. Ok, va tutto insieme lì. Quello stava lavando i piatti, ma ci sono anche i gamberi. No, però dovete star fermi. Voi dovete star fermi. Siete dei disgraziati. Mi sta andando in fiamme qualcosa? Non lo so, chiedo, perché sennò. Allora, gambero e coso. Questo è pronto, mi serve un piatto. Un piatto. Mi portano via anche i piatti. Cosa avevo messo a fare? Ah, questo. Aspetta. Allora, questo va qua. Rimetti questo sul fornello, che non si sa mai. Tanto non lo useremo perché non riesco a fare niente. Questo qui, gamberi. Per favore, prendetelo da mangiare. Lì che cosa sta cucinando? Qualcosa, boh. Dove sono i coltelli? Ma qua c'è una carota? Ma a caso? Ma raga, ma potete licenziare quei tizi che stanno portando via tutta la roba? Per favore, almeno l'ultimo piatto. L'ultimo. No! Beh, niente, i livelli di Kevin sono infattibili, cioè, ma è proprio perché c'è il cane che rompe le palle. Via, si torna sulle nuvole, qua facciamo avanti e indietro, in mezzo alla strada, in mezzo a un fiume, sulle nuvole, aria. E intanto metti a cucinare, raga, non mi fate fare brutte figure con la pasta perché... Va bene, quei funghi non erano buoni, erano un attimo scaduti, mi sa. Sì, vabbè, ma i funghi vanno pure cotti. Ma di cosa stiamo parlando? Ma raga, ma come faccio a dargli la pasta? Cioè, scusatemi un attimo, non posso tirare le padelle, non posso tirare la roba... Non posso tirare la pasta! Non mi dite che devo metterla qua. Oh mio Dio. No, mi arrendo. Ma io la butto lì un attimo, ma il cliente, già che c'è, non può prendersela da sola la roba? Servita direttamente, no? No, che poi la roba che mi scoccia è che devo aspettare ogni volta che faccio il giro, perché sennò non riesco a... No! C'era la roba pronta! Ma porca, non l'ho vista. Ascolta un attimo, ma i piatti... I piatti devo lavarli? Va bene, gioco? Va bene, no, ma non ti preoccupare. Easy. Ma dove cacchio arriveremo, raga? I piatti da lavare. Comunque sto solo facendo pasta e funghi io qua, non... Va bene, mangeranno solo quella. Oh, che cacchio devo dirgli? Oh, lancio una padella giù dalla mongolfiera che porca vacca faccio esplodere qualcuno di sotto. Cosa? La pasta in fiamme. Niente, è andata in fiamme. Ok, mi va in fiamme la cucina. Guarda te che vincevamo... Raga, vincevamo anche. Piatti non completati uno, ma tolto 30 punti, arrivavamo a 263 su 260. Voi non mi meritate? Cos'è sta roba? 660 punti! Cosa? Ah, il burrito. Ok, allora prendi la tortiglia, ci aggiungi il riso dentro la tortiglia al vapore, poi il pollo fritto, carne, funghi e poi anche lo chef. Ma si può sapere perché dovete cucinare in sto cacchio di posto? Ascolta, amico mio, allora fai così... Guardate, Indiana Jones mi tocca fare con il riso. Toh, pigliate sto piatto di carne. No, scusa, toh, riprendetelo un attimo perché devi cuocerla. Allora, fermi, fatemi concentrare. Il riso... Ma abbiamo solo due piatti! Ma come abbiamo solo due piatti? Ma poi è tutto di qua da cucinare? Ma vabbè, no, io questa cosa non so se voglio accettarla. Segna sta cosa che almeno stanno zitti i tizi. Te metti a cuocere, giustamente, devono cuocere anche i funghi. Che schifo, i funghi crudi, non li voglio mangiare. Ma neanche i piatti sporchi posso lanciare, ma che palle che siete. Ce ne abbiamo dei funghi, ma perché sta continuando a tritare la carne? Quello mi servono i funghi. Dove me l'ha tirato quel fungo? Disgraziato! Per favore, corri. Cacchio, non vedo neanche quanto tempo manca, raga, perché c'ho tutto il robo sballato. 30 secondi. Dai, riusciamo a fare gli ultimi. Dovrei arrivare a 6,60. Non ci arrivo a 6,60. Ma mai nella vita. Veloce, 14 secondi. 14 secondi, per favore, ce la possiamo fare. Riso. Cos'è? Cos'è sbagliato? No, non ho sbagliato niente. C'eravamo, raga, eh. C'eravamo, mi bastavano 3 secondi in più. No, l'altro livello di Kevin, no. Basta. Vai fuori, Kevin.